Il Monviso, detto Re di Pietra, con i suoi 3.841 metri di altezza, è la montagna più alta delle Alpi Cozie. È da sempre una montagna in grado di esercitare un grande fascino. La storia dell'alpinismo racconta la sua prima ascensione il 30 agosto 1861. Reca la firma dei britannici Jacob e Matthews, con guide alpine di Chamonix divenute da poco francesi in seguito all'annessione della Savoia alla Francia. Vediamo ora cosa comporta la sua ascensione in vetta, da molti spesso sottovalutata. Ecco il parere della nostra guida alpina. L'ascesa al Monviso è un'ascensione alpinistica a tutti gli effetti, molto lunga e molto faticosa, che si effettua per la parete sud, che è la via normale. Il primo tratto è quello che si fa il giorno precedente la salita per raggiungere il rifugio Quintino Sella e pernottare, e lo si raggiunge dal Pian d'Arè, dalle sorgenti del Po, in due ore e mezza di camminata su comodo sentiero. È il punto di partenza per le ascensioni al Monviso della parete est e della parete sud. Il Monviso richiede una partenza presto, quindi alla luce delle pile frontali, intorno alle 4:30 del mattino. Questo lo rende più faticoso e più difficoltoso per l'orientamento, ed è quello che si svolge per arrivare al tratto del Colle delle Sagnette, cioè al confine Valle Povale Varaita. Il primo tratto, che sarà il Colle delle Sagnette, parte su sentiero, dopodiché l'ultima parte più ripida è attrezzata con una catena, una simil via ferrata, che si deve svolgere in cordata perché è un tratto alpinistico. Dal Colle delle Sagnette si segue il Vallone delle Forciuline, camminata, fino al bivacco Andreotti, che è un bivacco a 3200 metri, quindi a metà del dislivello di salita per l'ascesa al Monviso. Appena sopra il bivacco Andreotti si trova il ghiacciaio Sella, il più delle volte è necessario calzare i ramponi per superarlo, e da qui si arriva all'attacco della parete sud. Arrivati all'attacco, 3300 metri, ci si deve rilegare in cordata, perché è una parete, quindi con difficoltà alpinistiche, e lo si affronta dopo già un po' di ore nelle gambe di ascensione, e quindi richiede molta attenzione. Arrivati in vetta, il consiglio è di non effettuare una pausa troppo lunga. Una volta arrivati in cima si è a metà dell'ascensione, e la parte più difficile è appunto la discesa, è sempre più tecnica rispetto alla salita. A questo proposito, il consiglio di valutare bene i tempi dell'ascensione in salita. Noi consigliamo una salita che non vada oltre le 5 ore dal rifugio. Questo perché se si va oltre le 5 ore aumenta il tempo, quindi aumentano le probabilità dell'arrivo del brutto tempo come meridiano, in particolare della nebbia e dei temporali, e aumenta eccessivamente la fatica, e quindi di conseguenza aumentano le probabilità di farsi male in un posto dove assolutamente questo è da evitare. Bisogna calcolare che il Monviso dal rifugio Quintino Sella è un'ascensione di 10 ore andata e ritorno. Il livello tecnico per affrontare il Monviso è un ottimo allenamento a più ore di camminata fuori dai sentieri battuti. Bisogna essere escursionisti al meglio della loro forma, ma con delle conoscenze alpinistiche, perché è un'ascensione alpinistica dove richiede l'uso di picozza, ramponi, corda, imbragatura. Il periodo per l'ascesa al Monviso è chiaramente la stagione estiva, essendo una salita in alta montagna. Il mese migliore è quello di settembre, diciamo dal 15 di agosto al 15 settembre, in quanto le giornate sono più stabili e la neve dell'inizio stagione è tendenzialmente andata via, e quindi tecnicamente diventa più facile la salita.